Sarà un'assemblea a distanza, senza nessuna presenza fisica, per ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria. Una novità assoluta per i soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, chiamati non solo ad approvare il bilancio 2019, chiuso con un utile netto di esercizio di quasi 6 milioni e mezzo di euro, ma a rinnovare l'intero consiglio di amministrazione in scadenza, presidente compreso, così come l'intero collegio sindacale e quello dei probiviri. Da alcuni giorni è già possibile votare, ma solo ed esclusivamente, come previsto dal recente decreto Cura Italia, attraverso la figura del rappresentante designato, il notaio Alfredo Dondi di Trento. Si vota, infatti, solo per corrispondenza. Una sola la candidatura alla presidenza, quella dell'uscente Arnaldo D'Andrea, mentre sono 10 i pretendenti al posto di consigliere d'amministrazione. 5 posti nel nuovo CDA sono assicurati alla circoscrizione che comprende i comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Castelnuovo, Castellivano, Carzano, Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. Con gli uscenti Cristian Campestrin, Danilo Buffa, Mario Casagrande, Patrick Paterno e Stefano Modena corre anche Corrado Sandri. Per la circoscrizione dei comuni di Arsie, Castello Tesino, Cinte Tesino, Cismon del Grappa, Enego, Fonzaso, Grigno, Lamon, Ospedaletto, Pieve Tesino e Valbrenta, invece sono 5 in corsa per 3 posti. Oltre agli uscenti Alessandro Marighetto, Davis Pagan e Nicola Todesco, anche Fabio Franceschini e Umberto Eugenio Pendini. Tutti i candidati si sono presentati con un video disponibile sul sito della Cassa o sul canale YouTube. C'è tempo fino al 23 giugno per votare, con la documentazione disponibile presso tutte le filiali o scaricabili dal sito. Eventuali deleghe o schede di votazioni possono essere spedite per posta al rappresentante delegato notaio Alfredo Dondi, piazza Silvio Pellico 12, 38 122 Trento, per posta elettronica certificata, ma solo per i possessori di caselle PEC e firma digitale, all'indirizzo alfredo.dondi@postacertificata.notariato.it o per posta elettronica semplice all'indirizzo a dondi@notariato.it. I soci dovranno votare anche il nuovo collegio sindacale. Si ripresenta il presidente Carlo Spagolla, così come i sindaci supplenti Carlo Paternolli e Stefano Menguzzo. Per la carica di sindaco effettivo, 3 i candidati per 2 posti: Massimiliano Finco, Nadir Paoli e Simone Gasparetti. Prevista anche l'elezione del collegio dei probiviri. Per gli effettivi si presentano Donatella Tait e Vito Micheli. Per i supplenti Gloria Cenci e Mary Nicoletto. L'assemblea dei soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino è in programma giovedì 25 giugno alle 18 presso la sede di Borgo Valsugana.